Al Pala Francescucci di Cantù, l'Atlantide Pallavolo Brescia questo giovedì sera ha centrato la vittoria contro i padroni di casa di Pulli Bertas, guadagnandosi il settimo posto in classifica. I tucani, guidati da Gagliani, Cisolla e Bisi, top scorer, hanno sconfitto i locali per 3-2, 29-27, 23-25, 19-25, 25-19 e 13-15, i punteggi dei parziali. Con la regular season ufficialmente terminata, domenica 17 aprile, sotto con i quarti playoff, gara 1 in Toscana contro i Lupi di Santa Croce. La gara di oggi si è dimostrata tesa e intensa come era prevedibile, nel senso che la posta in palio era importante per entrambe le squadre. E quindi sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta con tanta tensione. Siamo comunque riusciti a vincere questa partita che per noi è importante, ci consente di migliorare la posizione in classifica rispetto allo scorso anno e affrontare gli imminenti playoff con tanta grinta e convinzione. Ma il bilancio è ultra positivo, perché per come è andata la stagione l'abbiamo raddrizzata proprio con una più che buona girone di ritorno. Siamo riusciti a salvarci con qualche giornata di anticipo, che non era facile, guarda tutto quello che è successo. Oggi dovevamo vincere e così è stato. L'ultimo set abbiamo rischiato, forse vedendo tutte le riserve in campo ci siamo un po' rilassati, abbiamo rischiato grosso. Comunque bravi a recuperare, a portare a casa questi due punti e a guadagnarci un playoff, l'ennesimo, contro Santa Croce. Indipendentemente comunque dall'avversario, sappiamo che sarà durissima con tutti. Noi ce la giochiamo come al solito, ce lo siamo meritati sul campo e lo onoreremo fino alla fine, poi vedremo quello che succederà.